Grandoni, direttrice sviluppo e centri commerciali Conad Adriatico. Parliamo di investimenti perché questa realtà è frutto di un ulteriore investimento di Conad. Sì, infatti Conad su questo territorio ha previsto molti investimenti e questo, come lei ha appena detto, è il frutto di una serie di investimenti che nei 4 anni dal 2020-2023 prevedono circa 16 milioni solamente in Abruzzo. Sono invece 170 milioni gli investimenti che Conad ha sul territorio di competenza, quindi noi operiamo dalle Marche fino a Santa Maria di Leuca, quindi alla punta della Puglia, e parte di questi investimenti, anzi direi gran parte di questi investimenti, la nostra realtà li ha riservati al riposizionamento della rete. Per quale motivo? Perché la rete deve seguire le tendenze del mercato. Noi purtroppo, come ben sapete, la pandemia ha modificato i modelli di consumo, ha modificato anche le attenzioni dei nostri clienti, i bisogni delle comunità dove operiamo, e quindi noi non possiamo restare fermi, dobbiamo necessariamente riposizionare le nostre realtà. Qui è stato fatto tutto questo lavoro ed è stato fatto anche per mezzo di un progetto condiviso con il nostro partner che dal 2019 ci vede operare su questo ipermercato e sugli altri 3, di cui due sono Colonnella, Ortona e uno nelle Marche a Civitanova, che è appunto Finiper. Con Finiper abbiamo stretto un'alleanza strategica nel 2019 e abbiamo preso in gestione questi ipermercati. Anche in questo frangente il progetto che oggi voi vedete è stato assolutamente condiviso con loro e noi li ringraziamo. I bisogni delle comunità sono cambiate, la pandemia ha attenzionato delle modalità di approccio del cliente molto diverse, basti pensare alla crescita dell'online che è stata fortissima, è cresciuta in 2 cifre e si prevede che nel 2021 rispetto al 2020 continui a crescere di oltre il 30%, quindi anche in questa realtà abbiamo la possibilità di fare acquisti online e quindi di rispondere a questa esigenza del cliente. Sostenibilità ambientale. Il riposizionamento è stata anche una ristrutturazione degli impianti, quindi noi abbiamo rinnovato tutto l'impianto di illuminazione, tutto l'impianto di refrigerazione con l'attenzione alla sostenibilità ambientale, perché è sempre stato importante per Conad, ora lo è ancora di più perché comunque questa cosa è attenzionata anche da tutti i nostri clienti, quindi diciamo che nei prossimi anni non smetteremo di fare investimenti su questo territorio, ne faremo ancora anche perché siamo grandi, rappresentiamo quasi il 34% della quota di mercato in Abruzzo, ma essere grandi significa avere una grande responsabilità e dobbiamo con la comunità esserci e continuare a fare investimenti. Un grazie particolare anche ai soci che gestiscono questo ipermercato, a riprova che questo risultato è anche merito del loro ascolto del territorio e prova anche che anche in una situazione pandemica di grande crisi come quella il nostro modello imprenditoriale dell'essere cooperativa e di avere soci sul territorio ci ha ancora premiato. Giuseppe Rocchio, direttore rete vendita attrazione di Conad Adriatico, spazio Conad. Uno dei vostri slogan dice creare valore nel territorio. Cosa significa? Sì, effettivamente in questa ristrutturazione Conad Adriatico ribadisce la volontà
di creare valore per il territorio, come te dicevi. Legame col territorio vuol dire ricercare la collaborazione dei fornitori locali. Basti pensare che in questo ipermercato abbiamo inserito circa 1700 referenze delle eccellenze locali. Sono circa 210 fornitori locali del territorio, quindi questo è un aspetto importante per noi, ma lo è soprattutto per i clienti, perché la nostra clientela, il nostro modo di agire sul territorio è quello di far trovare dei prodotti di qualità, dei prodotti di eccellenza appunto, ma soprattutto anche rispettando la convenienza, quindi stando molto molto attenti alla convenienza che il consumatore finale oggi ha esattamente questa necessità, purtroppo. E questa realtà ha subito una trasformazione, una rivoluzione? Certo, assolutamente, questo è un ipermercato, è un nuovo format che stiamo sperimentando, è un ipermercato che guarda al futuro. Abbiamo rivisto totalmente il layout per offrire, come dicevo prima, al consumatore una spesa facile, veloce, di qualità, ma soprattutto conveniente. Abbiamo inserito il player Ubim all'ingresso, poi lo si può vedere e apprezzare questo nuovo corner. Abbiamo sviluppato il nuovo concetto con cura, dove integriamo l'ottico, la parafarmacia insieme alla profumeria. Una parafarmacia che chiaramente non vende solo i prodotti, ma che deve offrire anche servizi per la nostra clientela. Poi, spostandoci giù, abbiamo una cantina dove abbiamo il massimo dell'espressione del localismo. Quasi tutte le etichette che abbiamo inserito sono di fornitori locali, dell'eccellenza abruzzese. Abbiamo i migliori vini forse d'Italia, forse del mondo, e quindi abbiamo voluto assolutamente valorizzarli. E poi entriamo nella parte del fresco, dove effettivamente il consumatore esprime tutta la sua emozionalità nel fare la spesa, dove vogliamo stupirlo con sia prodotti ma soprattutto anche servizio, quindi prodotti preparati, pronti subito da cucinare e da degustare, insomma. Alberto Ferrari, amministratore e direttore di questo punto vendita che ha subito una vera rivoluzione. Diamo qualche numero. Allora, è un punto vendita di 6.500 metri, 1.000 metri sono stati dedicati alla Upim che dopo 20 anni torna in Abruzzo, a Pescara, e un punto vendita prettamente alimentare, con una forte predominanza dell'alimentare. Abbiamo cercato di fare un layout innovativo e con delle asperità molto importanti, come all'ingresso il mondo della parafarmacia e della profumeria. Abbiamo creato un coffee shop all'interno del punto vendita, l'enoteca dove siamo in questo momento, che ha più di 270 etichette locali, oltre ad avere delle nicchie di mercato nazionali molto ma molto importanti. Abbiamo il mondo del fresco che è stato completamente rivisitato, con i pronti del contadino, che sono prodotti che vengono confezionati e preparati dai nostri addetti tutti i giorni. Abbiamo una pescheria con oltre 80 etichette di pesce fresco che arriva tutti i giorni, una panetteria rinnovata e una macelleria con dei tagli di carne eccezionali. Quindi io vi invito a venire, perché non lo riconoscerete più, questo punto vendita è completamente cambiato. Non poteva che fare questo invito. Io mi soffermerei un po' di più, ne ho parlato anche con il direttore della rete vendite, su questa vicinanza al territorio, su questo valore che viene dato al territorio. Sì, sì. Questa è una cosa molto importante. Quando abbiamo ripensato a questo progetto, abbiamo ripensato anche a favorire le aziende locali, che per noi sono fondamentali, perché c'è un forte legame del territorio. Abbiamo circa 270 fornitori locali e ne abbiamo inseriti solamente in questo progetto una sessantina di altre aziende locali, oltre ad avere veramente delle aziende a chilometro zero che sono qua di Città Sant'Angelo.
Il territorio per noi è fondamentale e ci teniamo moltissimo, perché poi dopo la pandemia aiutare queste piccole realtà è importante. Ovviamente ci sono i prodotti a marchio che vanno altrettanto bene. I prodotti Conad sono dei prodotti di qualità elevatissima, il cliente li riconosce perché conosce la qualità, conosce i prodotti al nostro marchio e quindi è fidelizzato a questa insegna che nel territorio abruzzese è ben rappresentata. L'inaugurazione è sempre un momento di gioia al taglio del nastro, insomma abbiamo visto anche la gioia di tutti i dipendenti, che ne sono tantissimi. Sì, ci tengo a ringraziare i nostri collaboratori che in questi 20 giorni di chiusura hanno veramente fatto una cosa eccezionale, perché hanno lavorato con un entusiasmo incredibile e dopo 20 anni che si lavora in un punto vendita anche loro non ci credevano quando abbiamo presentato il progetto all'inizio, non credevano che potesse essere così. Quando ieri abbiamo girato nelle corsie si sono resi conto che il loro punto vendita aveva cambiato completamente volto, c'era veramente un entusiasmo, quindi io li ringrazio ancora per il lavoro che hanno svolto. Ricordiamo qual è la struttura, insomma, di Conad, quella della cooperativa. Lei è un socio, si sente facente parte di questa grande famiglia? Assolutamente sì, io e gli altri miei due soci siamo da un anno e mezzo che abbiamo preso questo punto vendita e ci sentiamo in una famiglia. È importante la cooperativa, lavorare in una cooperativa ci si dà veramente una grossa mano, quindi l'importante della cooperativa si sente.